amici di Freenow, ben trovati a un nuovo appuntamento della liturgia del giorno weekend. Anche questa settimana ripercorreremo velocemente i Vangeli che hanno caratterizzato la liturgia. Sostanzialmente abbiamo letto i capitoli 14 e 15 del Vangelo di Giovanni, partendo dal lunedì col testo di 14, 21, 26, dove Gesù annuncia un nuovo consolatore, un nuovo paraclito, e martedì 12 maggio abbiamo invece letto il dono della pace nel paraclito, ma anche la necessarietà dell'offerta personale di Gesù, della sua glorificazione perché il paraclito possa arrivare. Mercoledì abbiamo aperto una pagina straordinaria, il testo della vite dei tralci, questa bellissima similitudine dove al centro c'è la parola che il padre utilizza per purificare il tralcio perché porti più frutto. Giovedì poi 14 abbiamo letto il testo che prosegue, il testo di 9:17, dove si parla della gioia che diviene un nostro possesso e del comandamento nuovo, della scelta di Gesù e del ribadire il comando fondamentale: questo vi comando, amatevi gli uni gli altri. Venerdì, per un incrocio della liturgia, giovedì 14 era la festa dell'Apostolo Mattia, ritroviamo il testo di 15, 12, 17, quindi il medesimo testo in una forma leggermente più breve, e quindi abbiamo nuovamente meditato sul tema del comandamento nuovo e dell'importanza di una scelta di vita dietro Gesù, dietro un dono gratuito, dove non c'è la logica del dare e dell'avere, ma c'è la logica del donare. E oggi, sabato, invece, abbiamo concluso la lettura del testo del Vangelo, 15, 18, 21, del capitolo 15, dove Gesù ci comunica tutto. Sì, ci comunica anche però la sua sorte, cioè il rifiuto del mondo, l'odio del mondo, perché prima di tutto hanno rifiutato Lui e non conoscono Lui. In questo Gesù poi rassicurerà profondamente i suoi discepoli, assicurandoli soprattutto la sua grazia e il suo sostegno. Abbiamo finito anche questa settimana, attendo i vostri commenti e suggerimenti per questa rubrica. A sabato prossimo. Grazie.